Ragazze, benvenute nella mia stanza creativa in questo nuovo tutorial. Il progetto che vi presento oggi è un progettino piccolo piccolo, però molto molto utile perché ci darà la possibilità intanto di fare dei piccoli pensieri, di poterlo vendere per chi ha le bancarelle e insomma, bando alle ciance, partiamo col tutorial. Allora, ragazze, per realizzare questo progetto mi servono due strisce di tessuto 29x14. E quale altra occasione per andare a racimolare qualche pezzo di tessuto che abbiamo? Quindi vado a unire i tessuti. Quindi dovete fare attenzione che la larghezza almeno porti i 14, qui siamo a 18, quindi vado tranquilla. Allora, inizio a cucire in sequenza i tessuti fino a che non arrivo a 29 centimetri di lunghezza. Quindi metteremo dritto su dritto, andiamo a fare una cucitura bordo piedino e continuo fino a che non arriviamo a una lunghezza di 29 centimetri. Sotto macchina. Ecco qua, ragazze, vedete, ho iniziato a cucire i vari pezzi di tessuto. Vi portate, vedete, a dritto un lato solo, cioè al dritto a filo un lato solo, mentre qui vedete ci sono varie lunghezze, ma questo lo sistemiamo dopo. Ho voluto riprendere da questo momento perché accoppiare dritto su dritto non c'era nulla da vedere, però vi voglio far vedere un attimo come sto procedendo. Allora io vado ad aprire la cucitura. Eppure qui non c'è nulla di difficile, quindi apro la cucitura, stiriamo perché quando si fa il patchwork o comunque si uniscono dei tessuti bisogna sempre aprire le cuciture e stirare. Poi, dopodiché, cioè, dopo aver fatto questo, io cosa vado a fare? Vado a ribattere, forse qui già si vede, vedete? Vicino alla cucitura d'unione vado a ribattere sia sul lato destro che sul lato sinistro. Perché? Perché mi ferma le alette dei tessuti, perché noi non stiamo cucendo né sull'imbottitura né diciamo su una teletta di rinforzo. Quindi noi facciamo questa cucitura perché sprecare anche queste telette che costano un occhio della testa, cerchiamo di evitarlo quando è possibile. Allora, cosa facciamo adesso? Andiamo sotto macchina e facciamo queste due cuciture, va bene? Così blocchiamo queste alucce. Molto bene. A questo punto io vado a mettere la striscia di tessuto che è invece tutta intera e poi mi sono realizzata un cartamodello e una delle due parti l'ho stondato, quindi lo andiamo a mettere sopra che ci stiamo belle comode. Anzi, voglio fare in quest'altra maniera. Ecco, così. Blocchiamo con gli spilli. Così ci troviamo già tutto pronto. Guardate, eh. Adesso ci prendiamo il contorno.
togliete il cartamodello, ma rimettete immediatamente gli spilli. Così, in modo tale che quando andiamo a fare il taglio, li tagliamo tutte e due uguali. Io qui ci vado a mettere due spillette in più, che non guastano mai, e andiamo al taglio. Eccoci qua. Per chi non vuole fare la fatica di disegnarlo e ha la comodità di avere una stampante in casa, metterò il cartone. Quindi questo ve lo trovate sempre in descrizione. Se no, le altre fanno un rettangolo, sempre 29 di lunghezza per 14, e nella parte qua alta ci mettete un coperchio, vedete, e andate a stondare gli angoli. Quindi più semplice di così non si può. Adesso mi vado a prendere un pezzo di imbottitura, questa qui tipo filtro K, la mettiamo sotto. Adesso, per lavorare meglio, la vado a rifilare un po' grossolanamente, poi la rifiliamo magari dopo, ecco, che si perde meno tempo. Allora, nella parte corta, non quella stondata ma l'altra, ci lasciamo la nostra manina, quindi mettetela verso il centro, ci prendete i due segni in questa maniera qui, andiamo a fare tutto il giro. Mi raccomando, inizio e fine dei segni fate il solito avanti e indietro, quindi andiamo sotto macchina. Ecco qua ragazzi, ho cucito, come vedete già ho rifilato tutta l'imbottitura, quindi non dovete fare altro che andare vicino alla cucitura e andare a togliere l'eccesso dell'imbottitura, proprio vicino vicino la cucitura, in questo modo. Poi andiamo a togliere gli spilli, togliamo nella parte bassa gli angolini, mentre nella parte stondata gli andiamo a fare i nostri soliti taglietti. Ecco qua, questi si fanno per non far tirare il tessuto. Adesso svoltiamo, quindi dall'apertura che abbiamo lasciato da questa parte, noi andiamo a svoltare. Adesso stiriamo per bene, quindi schiacciamo tutta la situation qui bene dove c'è l'apertura. Allora, adesso facciamo questo ragionamento, quindi non facciamo altro che, a questo punto ragazzi, andiamo a fare una cucitura bordo tessuto in modo tale che chiudiamo l'apertura, quindi cuciamo solo questo pezzettino qui. Andiamo subito sotto macchina. Poi togliamoci subito i fili. A questo punto, ragazze, andiamo a misurare 10 centimetri. Mettiamo una spilla, eccole qua. E 10 centimetri di qua. Quindi noi andiamo a piegare qui sui 10 centimetri.
E sappiamo che a questa altezza qui ci vuole mettere una targhettina. La mette ora perché rimane più comodo. Quindi io la cuso un attimo. Ecco qui ragazze, ho attaccato la targhetta, quindi ripiego alla misura che avevo stabilito prima. E adesso andiamo ad effettuare una cucitura qui partendo dal basso, blocchiamo, facciamo tutto il giro e finiamo dall'altra parte sempre bloccando con l'avanti e indietro. Vado a mettere qui, potete anche fare un porta è una piccola borsettina, bustina, perché qui ci possiamo mettere intanto una mancetta, una card. Per esempio, io ad alcuni parenti regalo magari, che ne so, una scheda di Amazon o di qualche negozio, quindi ci sono quei classici tesserini. Per non dare così semplice, la vado ad inserire in queste bustine, ma anche ai nipoti grandi, no? Che poi si comprano quello che desiderano. Oppure dentro ci si può mettere tante piccole cose, magari per noi donne. Sappiamo quante cosine noi abbiamo sempre, oppure si può portare attaccata a un portachiavi, magari quando si esce un attimino, chi ha il cane, no? Che si porta dietro qualcosina, ci mettiamo l'anello, questo qui proprio del portachiavi, lo andiamo ad inserire in questo momento. Quindi mettiamo dentro l'anellino con una fettuccia di cotone. Eccola qui, io utilizzo quella di cotone, la andate ad inserire così all'interno. Ecco qua, io l'ho fatta abbastanza lunghetta in modo che adesso me la vado a spillare e poi dopo posso andare a rifilare l'eccesso. Ecco qua, così. Noi adesso andiamo sotto macchina. Proprio bordo tessuto. Quindi mettiamo sotto. Facciamo un avanti e indietro e andiamo a cucire. Qui magari dove c'è l'entrata della tasca, facciamo anche un paio di punti in orizzontale, ne riscendiamo in verticale, proprio due, ecco, facciamo tre, riusciamo, uno e due, e continuiamo. Ecco, qui facciamo attenzione perché dobbiamo andare, diciamo, incontriamo, mentre qui ce lo troviamo avverso, vedete? Partivamo già dal cicciottino e poi si scende. Invece, girando vi trovate l'ingombro, quindi vi fermate, andate manualmente fino a arrivare proprio sopra la tasca. Questo fatelo. Chi ha la macchina elettronica con abbassa e alza il lago, già ve l'ho detto svariate volte, ma ripeto per le amiche, lo so che sembro noiosa, ma ripeto per le amiche che magari si sono affacciate ora al canale. Quindi scendo di 3 punti, faccio lo stesso discorso che abbiamo fatto di là. Quindi 1, 2, 3, facciamo 3, che è lo stesso, ecco qua. Ritorniamo sulla cucitura, quella esterna, ecco qui. Accompagno qualche punto, ecco, e adesso mi trovo tranquilla per venire giù. Faccio un avanti e indietro e
abbiamo terminato. Io adesso vi voglio far vedere con lo stesso cartamodello una cosa molto interessante, perlomeno per me. Qui andiamo a togliere l'eccesso. Ecco fatto. Qui con la pinza questa per il bottone automatico, me lo mettiamo subito. Vado a, vedete, a piegare la patta, quindi trovate il punto medio con un punzone, andiamo a bucare, ecco qua, mettiamo il chiodo, va nella parte esterna, mentre dentro andiamo a mettere il maschio. Mettete sempre prima il maschio perché vi dà il segno di dove andare poi con la femmina. Ok, schiacciamo per bene, poi pieghiamo. Premete il maschio, vi lascerà il segno sotto. A quel punto voi ci bucate con il punteruolo. Mettete il chiodo all'interno, quindi si vede il buco. Noi andiamo a mettere il chiodo e mettiamo la femmina. Blocchiamo per bene. Ecco fatto. E abbiamo finito il nostro pensierino con dei ritagli di tessuto. Ok, qui io mo ne ho messi pochi perché avevo questi qua, però si possono fare anche tutte striscette piccoline, e viene molto molto carino. Però vi voglio mostrare quello che intendevo con due modelli. Guardate, con lo stesso modello, guardate, sembrano diversi? Invece, uno, il primo. Cosa ho fatto? Sono andata a disegnare il contorno e invece di tagliare questa misura, ho cucito sul segno e esce fuori di questa grandezza qui, che vi dico subito. È 13 e mezzo e alto 11 e mezzo. Sempre con queste misure, mentre se voi andate a tagliare questa forma, poi vi uscirà un borsello di 12 per 11, che è esattamente il margine di cucitura. Voglio pure farvi vedere il mio nuovo logo, cioè le mie nuove targhette. Questo l'ho ricamato e li crea con la petta. Queste sono le mie nuove targhettine. Ecco qua. Io lo trovo, guardate questa con la targhetta in cuoio, che poi non è proprio cuoio, l'ho presa su Amazon, ma rifiniscono tanto, ragazze. Vi metto il link perché danno un bel. Guardate, sembra chissà che. E poi sono tutti i ritagli di. Aspettate che vi saluto, eh. Umaro! Vedete? Gli dà quel tocco in più. Sembra che c'è. E che costano una stupidaggine. Va bene? Ecco qua. Allora, ragazzi, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. È un piccolo pensiero, però messo là sulla bancarella, io sono sicura che li vendete. E poi mi raccomando, utilizzate le striscette perché gli dà un tocco in più e sono solo poche cuciture in più. Guardate, vedete? Tutto un colore. Invece, guardate quanto. A me piace, mi piace di più con i pezzetti di cucitura che senza. Poi
Poi vi voglio far vedere anche un'altra piccola chicchetta, sempre piccolina, perché io sto facendo tutti i pensierini. E poi devo fare anche una cosa per una scuola, vi farò il tutorial e credo che vada alla grande. Quindi condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto, così vi arriva la notifica, ma dovete azionare la campanella per tutte le notifiche, va bene? E non vi dimenticate mai che vi lovo, alla prossima, un bacio e vi strizzo tutte, ciao!